Per osservare l'eternità bisogna cercare l'angolazione giusta. Come si fa a osservare l'eternità? È una pazzia osservare l'eternità. Chi può osservare il tempo? Il tempo eterno, non quello che viviamo tutti i giorni, ma quel tempo che racchiude il tempo di tutti i giorni. Questa osservazione è un'osservazione pazzesca. Eppure, succede a volte che questa eternità, in certi momenti, entri nella nostra vita. Entri nella nostra vita come qualcosa che non appartiene alla nostra vita, qualche cosa che ci sembra che la oltrepassi questa nostra vita. E allora in questi momenti, in queste illuminazioni che abbiamo, qui osserviamo l'eternità. Bisogna cercare l'angolazione giusta. Questa angolazione giusta non è come, non so, mettersi di fronte ad un monumento, una cattedrale, e cercare il punto in cui questa si sveli a noi nella luce migliore. No, non è così. Questa angolazione giusta è l'angolazione di quel momento che entra nella nostra vita quasi come fosse un ladro, senza essere invitato. Questa angolazione giunge in quei momenti che non sono definibili, non sono definibili in concreto. Perché è l'eternità, e l'eternità non ha una concretezza, non porta una concretezza con sé. L'eternità è quel sentimento che noi abbiamo d'appartenere a qualche cosa che non è fine a noi stessi, che non è finalizzato o concluso in noi stessi. E per osservazione appunto di questo genere è chiaro che ci voglia un grano di follia.